Buonasera a tutti, io sono Marina Protasoni, sono la giovane, fra virgolette, del gruppo dell'anatomia umana dell'Università dell'Insubria e stasera insieme a me c'è in realtà la testa del racconto che facciamo stasera, che è Petra Basso, medico legale, dottoranda verso, diciamo che si sta avviando la discussione della sua tesi di dottorato. E diciamo che abbiamo definito, deciso questa sera che è quella che chiacchiera, ma perché sono quella che chiacchiera di più, insomma, tra tutti quelli che conosco, in realtà sarò io, ma ho estorto a Petra la disponibilità a rispondere alle domande che avrete voglia di fare. Quindi una volta terminata la nostra chiacchierata, in realtà io mi metterò lì nel mio angolino e sarà Petra a rispondere al fuoco di fila di domande che spero che ci sia. Stasera parliamo di scheletro. Scheletro e adattamento dello scheletro sostanzialmente dal punto di vista evolutivo. Perché adattamento e perché dello scheletro? Perché l'osso è il tessuto del nostro organismo che più è coinvolto in un processo di continuo rimaneggiamento. Basti pensare al fatto che determinate strutture ossee, come sono quei punti, quelle creste, quei tubercoli dove si inseriscono i muscoli, cambiano nel soggetto a seconda di quanto peso, di quanto carico devono portare. Esempio, i determinati tubercoli dove si attaccano i muscoli di un soggetto che fa, per intenderci, sollevamento pesi, saranno molto più robusti e molto più importanti rispetto a quei tubercoli di un soggetto che come unica attività fa quella di cambiare canale al telecomando, io. Quindi lo scheletro si modifica. Ovviamente lo scheletro si modifica poco durante l'età di un individuo, lo scheletro si è modificato tantissimo durante l'evoluzione, adattandosi a che cosa? Adattandosi all'ambiente all'interno del quale ha vissuto. Iniziamo quindi un viaggio oggi, la prima parte del nostro viaggio sarà un viaggio nel tempo, la seconda parte del nostro viaggio sarà un viaggio invece nello spazio. Viaggio nel tempo per vedere come lo scheletro si è evoluto dalle scimmie antropomorfe fino all'uomo. Un viaggio nello spazio per vedere invece come lo scheletro si è adattato ai diversi ambienti, soprattutto gli ambienti estremi, nelle diverse localizzazioni dello spazio. Allora, tanto per cominciare, saliamo sulla DeLorean insieme a Doc e andiamo un pochino indietro nel tempo. E andiamo a vedere che cosa è successo nello sviluppo dello scheletro, della scimmia antropomorfa allo scheletro umano. È abbastanza facile osservare in questa immagine come lo scheletro del gorilla, che è la scimmia che oggi ha lo scheletro più simile a quelle che erano le ultime antropomorfe prima che arrivassimo alla specie Homo, sia decisamente diverso rispetto allo scheletro dell'uomo come lo conosciamo oggi. Perché? Perché la scimmia antropomorfa camminava su quattro zampe. Poggiava il peso del corpo non soltanto sugli arti inferiori come facciamo noi, ma poggiava il peso del corpo anche sugli arti superiori. Nel momento in cui la scimmia antropomorfa si è trovata in un ambiente che era tutto sommato meno ospitale di quello nel quale stava prima, un ambiente pelato, pochi alberi, pochi luoghi per nascondersi, una delle cose che ha dovuto fare per adattarsi all'ambiente è stata quella di cominciare ad alzarsi sui due piedi. Perché? Perché se io sono appoggiata a terra faccio molta fatica a guardare lontano, se io sono in piedi cambio il mio punto di vista e sono in grado di vedere il pericolo che si avvicina anche se è lontano, o sono in grado di riconoscere da lontano un eventuale luogo dove posso andare a nascondermi. Questo è uno dei vantaggi del bipedismo. Il secondo vantaggio è stato il fatto che, potendo alzarsi in piedi definitivamente, la scimmia antropomorfa, diventando Homo, ha cominciato a poter utilizzare meglio gli arti superiori. Per fare che cosa? Per prendere. Ma non soltanto per prendere ciò che doveva mangiare e mangiarlo immediatamente, ma per prendere ciò che avrebbe potuto mangiare altrove. Quindi prendere e trasportare il cibo da un'altra parte. Quindi si alza in piedi e alzandosi in piedi la scimmia antropomorfa cambia, diventando specie Homo, la condizione dello scheletro. Il peso non grava più inferiormente, o meglio antero-inferiormente, ma grava sugli arti inferiori. La prima cosa che succede è che si modificano la colonna, o meglio la prima cosa che vediamo in questa immagine che succede, sono la modificazione delle curvature della colonna vertebrale e l'organizzazione della gabbia toracica. La gabbia toracica nella scimmia antropomorfa è molto grande,
è ampia. Perché? Perché stando chinata verso il basso deve sostenere il peso dei visceri e soprattutto i visceri occupano molto più spazio verso il basso e verso l'avanti. Sollevandosi invece in piedi, i visceri non gravano più sulla gabbia toracica che si chiude, ma gravano inferiormente sul bacino, sulle ossa dell'anca. La colonna vertebrale si modifica perché è ben evidente in questa immagine come la colonna vertebrale del gorilla sia una colonna vertebrale che presenta un'unica curvatura aperta verso l'avanti. E la colonna vertebrale appoggia e si articola con la scatola cranica posteriormente. Nell'uomo la colonna vertebrale invece presenta tre curvature, una curvatura aperta verso l'indietro che si chiama lordosi cervicale, una curvatura aperta verso l'avanti che si chiama cifosi toracica, una curvatura che si aperta verso l'indietro che si chiama lordosi lombare e in realtà una quarta curvatura propria dell'osso sacro che è un'altra volta aperta verso l'avanti. La modificazione delle curvature è determinata ancora una volta dal fatto che la scimmia si alza in piedi. Cambiando il punto in cui va a gravare il peso a questo punto grava tutto anteriormente e inferiormente. La colonna vertebrale si curva dapprima a livello lombare, perché alzandosi in piedi abbiamo la necessità di sostenere il peso che si trova al davanti della colonna vertebrale. Le vertebre si curvano perché si costruiscono una serie di muscoli a questo livello molto potenti che fanno curvare le vertebre come se fossero il legno di un arco, come se fosse una corda tesa a tenere il legno di un arco. Tutto sommato non è difficile da capire, o meglio, non è difficile da vedere. Perché? Cosa succede a una donna quando è incinta? Di solito succede anche quando la donna ha appena scoperto di essere incinta e quindi non pesa neanche un grammo più di prima di aver letto il test di gravidanza. La prima cosa che succede, cosa fanno le signore? L'ho fatto anch'io, Piedi a papera, peso in avanti. Perché? In realtà poi questa sarà la conformazione che prenderà la donna quando ha il pancione, perché? Perché il peso è tutto anteriore e quindi si iperlordizza sostanzialmente la colonna vertebrale, la colonna va in iperlordosi per sostenere meglio il peso. Cambia la posizione dell'articolazione tra la prima vertebra cervicale e l'osso occipitale. Nella scimmia antropomorfa è posteriore, nell'uomo è inferiore. Il cranio si raddrizza sostanzialmente. La curvatura cervicale è quella che consente a questo punto al cranio di rimanere in posizione eretta. Esattamente in questo modo. Questa è l'articolazione atlanto occipitale nell'uomo, questa è l'articolazione atlanto occipitale nella scimmia. Contemporaneamente che cosa succede? Iniziano a modificarsi le forme del cranio. Cosa cambia? Cambia la dimensione relativa del neurocranio, ovvero la scatola del cranio, quella che contiene l'encefalo, e dello splancnocranio, ovvero quella porzione del cranio che dà accesso all'apparato digerente, all'apparato respiratorio. Cambia decisamente. Il neurocranio aumenta via via di dimensioni. Perché? Perché aumenta di dimensioni l'encefalo. Aumenta in peso, aumenta il numero dei neuroni, aumenta il numero delle connessioni tra i singoli neuroni. L'encefalo diventa più grosso, ma ciò che diventa più grosso ha bisogno di più spazio. Contemporaneamente cambia l'alimentazione. L'alimentazione diventa onnivora, si riduce nettamente il volume dello splancnocranio. Scendendo più verso il basso, cambia la forma del bacino che da lungo e alto diventa ampio, più largo e stretto. Il motivo è sempre lo stesso. Ci siamo alzati in piedi e il bacino deve sostenere il peso che sta all'interno della cavità addominale, oltre al peso dell'intero tronco. Quindi deve essere più stabile, sostanzialmente, deve reggere di più. Devo allargare la base su cui mi appoggio. Ma l'allargamento del bacino significa anche che si separano, diventa più ampio il diametro che sta tra questa fossa e quest'altra fossa.
Queste fosse sono le fosse acetabolari del bacino o dell'osso dell'anca. Sono quelle fosse all'interno delle quali si inseriscono le teste dei femori. E allora, l'arto inferiore, che nel gorilla è sostanzialmente rettilineo, o meglio, il cui asse è sostanzialmente perfettamente verticale, in particolare l'asse del femore, diventa invece un asse obliquo, semplicemente perché si è allargato il bacino. E quindi ho dovuto inclinare il femore in maniera tale da riuscire a mantenere, grosso modo nella medesima posizione, il ginocchio. Si allungano gli arti inferiori, si accorciano gli arti superiori. Perché si accorciano gli arti superiori? Perché non devo più appoggiare per terra. Prima gli arti erano particolarmente lunghi perché in realtà io dovevo mantenere la mano appoggiata al terreno. L'arto superiore si accorcia e si modifica la forma della scapola, che diventa più inclinata verso l'interno, e questo garantisce all'arto superiore una maggior mobilità. Se voi ci fate caso, con la vostra mano, con una delle due vostre mani, o l'una o l'altra, riuscite a toccare qualunque parte del vostro corpo. Perché? Perché l'arto superiore è libero, si muove decisamente moltissimo. Grazie alla presenza della scapola posteriormente, alla libertà della scapola posteriormente e della clavicola anteriormente. Ultimo, ma non meno importante, cambia la forma del piede. In che modo? Questo è il piede del gorilla, questo è il piede dell'uomo. Il piede del gorilla presenta quattro dita, secondo, terzo, quarto e quinto, parallele le une alle altre, e il primo dito, quello che per noi è l'alluce, per capirci, che invece è più distante. Ci sono dei muscoli che consentono a questo dito di muoversi e di opporsi alle altre dita. Questo consente al gorilla di avere quattro mani. Il gorilla è un quadrumane, in realtà non è un quadrupede. L'uomo non lo è più. Chi di voi è capace di prendere qualche cosa tra l'alluce e il secondo dito del piede? Se siamo bravi, 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 riusciamo ad avere un pochino di capacità prensile facendo così con tutte le dita del piede. Che cosa rimane del primo dito opponibile? Rimane il fatto che ci sono dei muscoli che si chiamano estensori e flessori delle dita e estensori e flessori dell'alluce. L'alluce, nonostante non sia più opponibile, ha dei muscoli che sono in grado di farlo estendere o flettere separatamente dalle altre dita, ma non possiamo più opporlo, non diventa più prensile. Perché? Perché deve essere punto d'appoggio. Cambia l'arcata plantare, consentendo una camminata più corretta dal punto di vista, diciamo, ergonomico dell'essere umano. Abbiamo detto che cambia il cranio, cambia notevolmente, non soltanto nel periodo da scimmia antropomorfa a specie Homo, ma anche all'interno delle singole specie Homo. Dall'Australopiteco all'Homo habilis, all'Homo erectus, all'Homo sapiens è decisamente evidente come si modifica il rapporto di volume tra il neurocranio, che diventa via via più grande, e lo splancnocranio, che diventa via via più piccolo. Guarda caso, questi cambiamenti avvengono via via che l'andatura bipede, la capacità manuale, che significa capacità di utilizzare gli attrezzi, di tagliare il cibo, di cacciare, di cambiare le abitudini alimentari, perché se caccio posso utilizzare la carne nella dieta. La scoperta del fuoco, che significa cuocere e quindi rendere più o meno morbidi, a seconda del caso, gli alimenti. Mano a mano che aumenta il volume cerebrale, o meglio, che queste capacità diventano via via più simili a quelle che sono le capacità dell'Homo sapiens, 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 metteteci tutti i sapiens che volete, che siamo noi. Siamo abituati a pensare di mettere in rapporto e a confronto l'uomo di Neanderthal e l'Homo sapiens. Perché nella logica comune l'uomo di Neanderthal è
stupido, passatemi il termine, è poco sviluppato, ha un encefalo poco evidente. Perché? Perché siamo abituati ad immaginare che i soggetti più bassi, guardate la differenza, questo è lo scheletro ricostruito di un uomo di Neanderthal, questo è lo scheletro ricostruito di un Homo sapiens. Il Neanderthal è decisamente più piccolo, ha un torace ancora molto aperto, ha una testa in cui c'è ancora una parte di splancnocranio particolarmente abbondante, un neurocranio nel quale sono presenti delle sopracciglia, o meglio, delle arcate sopraccigliari particolarmente robuste che gli fanno assumere un'aria un pochino grottesca, oserei dire. Gli arti sono corti. Insomma, è tarchiatello l'uomo di Neanderthal. L'uomo sapiens è più simile a noi. A noi che stiamo grosso modo a questa latitudine. È più longilineo, ha il cranio più longilineo, il tronco più stretto, gli arti più lunghi e è più bello, in buona sostanza. In realtà l'uomo di Neanderthal e l'Homo sapiens avevano grosso modo le stesse capacità cognitive, avevano una vita sociale relativamente simile. La differenza è che l'uomo di Neanderthal in realtà era molto più forte rispetto all'Homo sapiens, proprio grazie a questa conformazione scheletrica decisamente più robusta. C'è chi ha giocato sul racconto che, di un incontro tra una famiglia di Neanderthal, come abbiamo detto prima, bruttini, dall'aria decisamente poco intelligente. C'è un po' di lombroso dentro tutti noi, tutto sommato, no? Quindi noi quando vediamo un soggetto del genere in confronto a questo, ci viene abbastanza facile dire questo non è mica tanto furbo, è un colosso, grosso, piccoletto, tarchiato, se mi mette le mani addosso preferirei che non lo facesse, questo è più bello, sicuramente è più intelligente, è più sveglio, mi piace di più. E allora la DreamWorks, che non è assolutamente costituita da persone che non sono capaci di fare il loro mestiere, ha costruito un film sul racconto di una famiglia di Neanderthal, che vedete rappresenta perfettamente lo stereotipo che abbiamo in mente del Neanderthal, che incontra un unico soggetto Homo sapiens, Guy. Magrino, sveglio, mette le scarpe, e lei risponde, dove sono i piedi? Adesso come sono le scarpe? Conosce il fuoco, non ne ha paura, mentre gli altri sono assolutamente terrorizzati. Abbiamo detto che questa non è la realtà, ma è quello che qualcuno ama raccontare. È quello che avrebbe potuto succedere. In realtà i Sapiens e i Neanderthal probabilmente non si sono mai incontrati ed erano perfettamente identici dal punto di vista delle capacità del vivere civile. Fino a qui abbiamo visto quello che è successo finora. E un domani che cosa potrà succedere? Un'altra grande catena di costruzione di animazioni, di film animati, Disney Pictures and Pixar Animation, ha immaginato un altro futuro. Un futuro in cui i nostri corpi, i nostri scheletri, le nostre strutture, i nostri organismi dall'inizio alla fine si potrebbero adattare a una vita diversa rispetto a quella che vediamo, che viviamo adesso. Il film si chiama Wall-E e racconta, a latere diciamo dalla storia principale, che è quella dell'incontro tra due robottini, uno vecchio, brutto, piccoletto, e lei invece è bella, bellissima, che fa le espressioni, non si capisce bene come faccia un ovetto, perché grosso modo Eve è sostanzialmente un ovetto, come faccia ad avere le espressioni facciali lo sanno soltanto quelli della Pixar. Ma a latere della storia, dell'incontro di questi due robottini, troviamo il racconto della storia di che fine ha fatto l'umanità. La Terra si è riempita di plastica, di spazzatura, non è vivibile. Wall-E è stato lasciato lì proprio per vedere se di cercare di compattare un... Wall-E è un robot che compatta la spazzatura e cerca di ridurne almeno il volume. E invece gli esseri umani sono stati infilati su una serie di navi spaziali alla ricerca di nuovi mondi, o meglio,
viaggiano nello spazio in attesa di poter tornare sulla Terra, quando la spazzatura potrà essere eliminata definitivamente. E allora questi esseri umani che cosa fanno? Stanno sulle navi in assenza di gravità, o meglio a gravità decisamente ridotta, non camminano, non lavorano, non si muovono, passano la loro vita seduti. Vi ricorda qualcosa? Il telecomando? Il pollice opponibile? Seduti a bere beveroni iperproteici e iperlipidici e diventano soggetti il cui scheletro non è più in grado di sostenere una persona che cammina. Il comandante della nave scende a un certo punto sulla Terra perché Eve ha scoperto che sulla Terra è cresciuta una piantina, quindi c'è ancora vita nonostante la spazzatura, e quando scende non cammina. Viene trasportato da una specie di navicella che assomiglia grandemente a una sedia a rotelle perché il suo scheletro non è più in grado di sostenere il suo peso corporeo. Certo, è grosso, per essere grosso è grosso, ma in realtà il concetto è che lo scheletro non è più in grado di sostenere nulla. Speriamo di non fare effettivamente la stessa fine. Concluso il viaggio nel tempo, andiamo a fare un viaggio nello spazio. Il viaggio nello spazio non lo facciamo vedendo da dove siamo partiti durante l'evoluzione e osservando dove siamo andati, ma andiamo a vedere qua e là come sono costruite le persone che abitano in ambienti che sono ostili e inospitali. Perché? Perché più l'ambiente è ostile e inospitale, più il mio corpo avrà la necessità di adattarsi al fine di poter sopravvivere. Quindi come incide l'ambiente? Per cominciare andiamo nelle zone circumpolari. Iniziamo dalla Groenlandia e andiamo a vedere quindi una zona in cui c'è un gran freddo. Il freddo è un freddo estremo. Per l'80% del tempo la temperatura atmosferica e la temperatura sta al di sotto degli 0 gradi, per il rimanente 20% del tempo raggiunge gli 8-10 gradi. Insomma, freddo fa freddo. E c'è un sacco di luce. Allora andiamo a vedere come sono fatti gli Inuit. Gli Inuit hanno un torace ampio. In particolare aumenta del torace non soltanto il volume latero-laterale, ma anche il volume antero-posteriore. Questo è un vantaggio. È un vantaggio perché? Perché aumenta quello che si chiama volume respiratorio residuo. Vale a dire che quando noi espiriamo e buttiamo fuori l'aria, un pochino di aria rimane intrappolata all'interno del polmone. Questo è il volume residuo. Questo volume è più ampio, più alto rispetto a quello che capita nelle altre popolazioni. Perché? Perché io mantengo all'interno del torace, all'interno dei polmoni, aria che è già calda e che è già umida, perché ha già fatto tutto il percorso che doveva fare. Quindi è un vantaggio, è un adattamento al fatto che gli Inuit stanno in un luogo decisamente freddo. Saranno alti o saranno piccoli? Sono piccini. Sono piccini, ma soprattutto hanno gli arti corti, corte le braccia, corte le gambe, che significa diminuzione del rapporto tra la superficie e la massa corporea. Quindi risparmio di temperatura, scambio meno con l'esterno, scambio meno caldo che io ho, perché sono un animale a sangue caldo per fortuna e non sono una viperetta, con il freddo estremo che sta fuori. Ma perché è importante che siano soprattutto gli arti a essere corti? Perché gli arti già di per loro hanno una superficie corporea molto più ampia rispetto al volume, il torace e il tronco molto meno. Hanno un colore della pelle che ci sembra strano. Noi siamo abituati a pensare che nelle zone equatoriali i soggetti sono neri, 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 neri e diventano via via più chiari mano a mano che ci si sposta verso nord o verso sud. In realtà gli Inuit hanno un colore della pelle bruno-giallastro, quindi un colore relativamente scuro. Perché? A cosa serve la melanina? A proteggersi dal sole, giusto. E se uno non ha la melanina, perché noi non siamo scuri? Perché c'è poco sole. Ma è anche un vantaggio il fatto di avere poca melanina. Perché? Perché la melanina, se è troppa, riduce la nostra capacità di fissare la vitamina D. Quindi, se siamo in una zona in cui fa caldo e c'è un sacco di sole,
La melanina ci protegge dall'azione dei raggi ultravioletti sul DNA delle cellule della pelle e va benissimo. E contemporaneamente, se c'è tanta melanina, a noi tutto sommato non interessa, c'è talmente tanto sole che la vitamina D la fissiamo lo stesso. Se siamo nelle nostre zone, ci serve di avere poca melanina, perché, come ci sta facendo vedere questa primavera, il sole non è che ce l'abbiamo proprio sempre, sempre, sempre. Se siamo al nord, ci servirebbe di avere poca melanina, perché dovremmo fissare un sacco di vitamina D. Gli Inuit hanno poca melanina, hanno tanta melanina, possono permettersi di non essere chiari perché assumono tanta vitamina D con la dieta e quindi non hanno necessità di fissarla attraverso la luce solare. Hanno pochissimi peli e sostanzialmente non sudano. Hanno pochissime ghiandole sudoripare. Perché? Perché il sudore è quel meccanismo adattativo che ci consente di eliminare calore. Più ghiandole sudoripare ho, più sarò protetto dall'estremo caldo. Meno ghiandole sudoripare ho, più sarò protetto dal perdere calore che abbiamo all'interno del nostro corpo. L'altra cosa particolare che hanno gli Inuit è che hanno una vascolarizzazione delle estremità, si chiama vascolarizzazione acrale, diversa e molto migliore rispetto a quella degli altri. In particolar modo all'interno delle loro porzioni più estreme, quindi le punte delle dita, le punte delle mani, le punte delle dita dei piedi, hanno un diverso controllo di speciali anastomosi, si chiamano in medicina, ovvero quei punti nei quali le arterie si attaccano alle vene. Un miglior controllo di queste strutture, che non si stringono, non si chiudono quando stiamo nel grande freddo, fanno in modo che gli Inuit abbiano un minor rischio di congelamento degli arti. Perché noi congeliamo gli arti quando andiamo in alta montagna e non siamo sufficientemente protetti? Perché i vasi sanguigni periferici si chiudono in maniera tale che tutto il sangue venga contenuto all'interno, diciamo, degli organi vicino a quelli che sono gli organi vitali, tutto quello che sta nel tronco, il cuore, i polmoni, i visceri. Tutto sommato, se perdo un dito, chi se ne frega, sotto certo punto di vista, sopravvivo. Se mi si congela il cuore, più difficile che io possa sopravvivere. Gli Inuit non perdono neanche le dita. Perché? Perché la loro vascolarizzazione è più efficace. Infatti loro non hanno un fenomeno particolare che si chiama il fenomeno di Raynaud, che è quel fenomeno tale per cui quando siamo al freddo le mani diventano bianche. Perché? Perché si ischemizzano, si chiudono i vasi periferici. Dal punto di vista della struttura cranica, gli Inuit hanno un naso alto e stretto che garantisce la protezione dal freddo. Perché? Perché all'interno del naso ci sono degli spazi che sono tanto più stretti quanto più stretto è il naso, attraverso i quali passa l'aria prima di raggiungere le vie respiratorie inferiori. Questi spazi sono rivestiti dalla mucosa nasale, che è ricchissima di vasi sanguigni. Ma questo lo sapete perfettamente, perché sapete perfettamente che se qualcuno vi dà un pugno sul naso, anche se non avete rotto niente, sanguinate per i prossimi 3 giorni. Perché? Perché la mucosa nasale è ricchissima di vasi sanguigni. Ma allora, se io ho degli spazi piccoli all'interno dei quali passa l'aria e questi spazi piccoli sono caldi, perché sangue uguale caldo, allora io sarò in grado, attraverso un naso alto e stretto, di scaldare e umidificare l'aria, che quindi sarà più calda e umida quando raggiungerà i polmoni e non provocherà danni al polmone stesso. Zigomi larghi. Questo è il cranio di un Inuit. Questi sono gli zigomi di un Inuit. Per intenderci, i nostri sarebbero qua, giusto per avere un termine di paragone. Significa che hanno una faccia piatta e larga, tipica degli Inuit. Una faccia piatta e larga perché a questo livello, a livello grosso modo di queste di strutture che sono qua, che si chiamano seni paranasali, c'è un abbondantissimo pannicolo adiposo. Che va a difendere che cosa? Va a proteggere che cosa? Va a proteggere quell'unica parte del corpo che non può essere chiusa, che non può essere coperta, che è la faccia.
Io posso coprirmi dappertutto, posso mettermi le calze, posso mettermi i guanti, posso mettermi le pelli di foca, posso mettermi le pellicce di animali per coprire tutto, e però la faccia bisogna che la lasci fuori. Uno, perché se è scoperta respiro meglio. Due, perché se non è coperta ci vedo, altrimenti vado a sbattere. L'ultima cosa che andiamo ad osservare è una struttura cutanea, non è una struttura ossea in realtà, che è l'applica palpebrale. Gli Inuit hanno la medesima applica palpebrale che noi vediamo nei soggetti orientali. Perché? Perché l'applica palpebrale non è nient'altro che un adattamento alle zone in cui c'è un altissimo riverbero della luce. E quindi l'applica palpebrale serve agli Inuit proprio per proteggere questa volta gli occhi. Ma queste strutture, queste conformazioni che abbiamo visto, piccoletti, arti corti, faccia larga, plica, non sono proprie soltanto degli Inuit, ma in realtà di tutte le popolazioni circumpolari. Questa è una bimba albina, quindi è chiara perché ha una caratteristica genetica diversa dagli altri. È quella che è stata identificata, si vede se fate una ricerca su Facebook o su qualunque motore di ricerca la trovate, e lei adesso è chiamata la Biancaneve siberiana, perché è una bimba bellissima, dai tratti somatici assolutamente sovrapponibili a quelli che abbiamo visto fino adesso, ha soltanto la faccia un pochino meno larga, gli zigomi un po' meno pronunciati, e ha appunto la caratteristica di essere albina. Lei sta in Siberia, ma tutto sommato non è mica tanto lontana. Dal grande freddo ci spostiamo al grande caldo e andiamo nella foresta pluviale, andiamo nella foresta amazzonica, dove abbiamo non soltanto un clima caldo, ma un clima decisamente umido, quindi grande caldo, umidità altissima. E andiamo a vedere come sono fatti gli indiani Yanomama. Oh, sono sempre piccoli. Ma com'è? Erano piccoli quelli che stavano al freddo polare, perché dovevano risparmiare calore, non dovevano scambiare, e sono piccoli pure quelli che stanno dentro nella foresta pluviale. Allora mi hai raccontato una storia che non ha senso. E invece ha senso. Ha senso perché la bassa statura, stiamo parlando di soggetti che sono alti circa 1,5 metri, di media, quindi ce ne sono. Qualcuno un po' più grande e qualcuno anche un po' più piccolo. Ancora una volta hanno gli arti corti e tozzi. Però essere piccoli non significa semplicemente non scambiare tanto calore con l'esterno. Significa anche aver bisogno di poca energia. E allora nei luoghi dove faccio fatica a trovare da mangiare, perché paradossalmente la foresta pluviale è una foresta nella quale faccio fatica a trovare da mangiare e mi serve di funzionare spendendo poca energia. E allora saranno piccoletti, arti corti, arti tozzi, bassa frequenza cardiaca. Stesso ragionamento, ho bisogno di spendere il meno possibile. E alla stessa maniera hanno un ridotto intervallo di vita fertile con un menarca, quindi la prima mestruazione tardiva, e una menopausa decisamente precoce. Come saranno le facce degli Yanomame? Gli zigomi sono sempre larghi, però hanno il naso, l'apertura nasale, decisamente più larga. Il naso è più aperto, perché il clima è caldo e umido, quindi non c'è nessuna necessità di scaldare e umidificare l'aria, anzi umidificare men che meno, se riuscissimo a farla diventare più secca sarebbe meglio, e scaldare neanche. Quindi tutto sommato sono piccoletti, sono tozzi, ma il volto, o meglio il naso, è diverso. Dal Sud America attraversiamo l'oceano e andiamo in un'altra foresta pluviale, quindi sempre caldo, sempre alta umidità, ma andiamo in Africa, dove troviamo una popolazione, che è quella dei pigmei, che è molto simile a quella degli indiani Yanomame. Sono piccoli, la loro statura media è ancora un filino più piccoletta di quella di prima, sono intorno ai 150 cm, gambe corte, spalle larghe. Questa immagine è un po' sgranata, un po' pixellata, ma è l'unica immagine che ho trovato nella quale si vedono i bambini insieme agli adulti. E gli adulti sembrano dei bambini un pochino più grandi, perché noi ci aspetteremmo che questi fossero i tre fratelli maggiori, questi i quattro fratelli minori, e da qualche parte abbiamo lasciato il babbo con la mamma. No.
Questi sono il babbo, la mamma, il fratello maggiore e i quattro fratelli più piccoli. Quindi tutto sommato torniamo a dire che sono piccoli, gambe corte, arti corti, spalle larghe, esattamente come quelli che abbiamo lasciato nella foresta amazzonica, gli Yanomami che abitano nel medesimo habitat. Abbiamo cambiato continente, abbiamo cambiato alberi, ma abbiamo lo stesso tipo di popolazione. Cambia qualcosina nel volto. Il cranio rimane corto e largo, la fronte è un pochino più alta, un pochino più verticale, gli zigomi sono sempre molto aperti, molto pronunciati, molto larghi, aumenta ulteriormente la dimensione del naso, ma rimane comunque un naso largo con un'apertura nasale particolarmente ampia. Rimaniamo in Africa, andiamo un pochino più a sud, non ci spostiamo tanto. Andiamo nella savana, dove il clima è sempre caldo, caldissimo, però è secco. E andiamo a vedere che cosa succede al popolo dei Tutsi. I Tutsi noi non li conosciamo comunemente come Tutsi, ma se io vi dicessi Ba Tutsi, ci vengono in mente i Watusi. E i Watusi che cosa facevano? Ogni tre passi facevano 6 metri. Ciò significa che erano piccoli? No, perché se sono piccolo ogni tre passi forse faccio 50 centimetri. Ogni tre passi facevano 6 metri. I Tutsi sono un popolo nomade della savana, sono alti. Hanno quindi un miglior rapporto superficie-massa e hanno una maggior capacità di scambio termico. E quindi sono alto, ma soprattutto cosa avrò alti? Cosa avrò lunghi? Gli arti o il tronco? E gli arti. Esattamente il contrario di quello che abbiamo detto prima. Più è lungo l'arto, che è sottile e con un sacco di superficie, più scambio e quindi più butto fuori caldo. Tant'è che la statura tende ad aumentare con l'aumento della temperatura, proprio per la necessità di eliminare l'eccesso di calorie. La pelle è scurissima, i Tutsi sono neri, sembrano quasi viola dal tanto che sono neri. Perché? Perché stanno in un posto dove è assolutamente necessario avere un'altissima protezione dai raggi ultravioletti. Ma cosa fanno i raggi ultravioletti alle nostre cellule epidermiche, lo sapete? Chi è che produce la melanina? La melanina è prodotta da delle cellule che si chiamano melanociti, che sono delle specie di cestelli che abbracciano le cellule dello strato basale dell'epidermide. L'epidermide è lo strato epiteliale della cute, che è formata di tanti straterelli. Lo strato profondo, che è quello che si chiama strato basale, è quello che quando si moltiplica va a sostituire via via le cellule che stanno sovrastanti, sono quelle che ci desquamiamo ogni volta che facciamo la doccia. Parlo soprattutto alle signore, no? Quando si torna dal mare perdiamo la pelle. Quello lì è lo strato superficiale delle cellule epidermiche. Bene, se non ci fosse lo strato basale che mano a mano va a sostituire quello sovrastante, tempo 3 estati e avremmo la carne viva, come direbbe la mia nonna, a disposizione dei raggi solari. Questi cestelli, che sono i melanociti, abbracciano le cellule dello strato basale dell'epidermide. Perché quelle dello strato basale dell'epidermide? Perché sono quelle che si moltiplicano. E allora è lì che i melanociti devono produrre la melanina e proteggere i nuclei che contengono il DNA di quelle cellule. Perché non mi interessa niente proteggere quelle sopra. Quelle dello strato non proprio l'ultimo, ma il penultimo, dopo domani si saranno desquamate, saranno andate via. Quelle dello strato basale, se si rovinano e hanno una mutazione genetica, possono fare qualche danno. Per esempio, dare origine ad una neoplasia. Bassa pressione, bassa frequenza cardiaca, basso metabolismo basale. Siamo sempre in un luogo caldo. Voi siete attivi e pronti a fare un sacco di cose quando fa tanto caldo? No. Siamo spiaggiati sul divano, sempre col ditino sul telecomando, e possibilmente con l'aria condizionata o col ventilatore. Perché? Perché quando fa caldo si fa fatica. Ma se io ho bassa pressione, bassa frequenza cardiaca, un metabolismo basale, bassino, faccio meno fatica.
E se io al caldo ci devo stare 365 giorni all'anno per tutti gli anni della mia vita, sarà opportuno che mi adatti all'ambiente nel quale sto. Ma quanto sono alti i tuzzi? Uno dice, beh, io la vedo qui, potrebbe essere anche piccoletta. Lui è, non so se lo pronuncio giusto ovviamente, Rudahigwa Mutara III, ultimo re del Ruanda. Ha regnato in Ruanda dal 1931 al 1959, quando è stato ucciso. Sapete che Ruanda non è un luogo dove si stava tanto bene negli anni 60, neanche adesso a dire la verità. Questo è il re in un consesso di politici nord-occidentali sui quali svetta come se fosse l'Himalaya quando guarda giù e sotto vede il Sacro Monte. Ma non erano alti mica, non sono alti mica soltanto gli uomini. Anche qua noi siamo abituati a pensare ai maschi che sono delle torri e le signore che sono invece un pochino più piccolotte, magari anche un pochino più tracagnotte. Questa è sua moglie, la regina Rosaligi Kanda, che è alta quasi come il marito. È vero che ha una pettinatura che la alza ulteriormente, perché non erano sufficientemente felici di essere abbastanza alti, ma anche lui ha un copricapo che lo alza. Quindi tutto sommato non erano mica tanto diversi come altezza. E come sono i visi di queste, delle persone di questa etnia? Innanzitutto bellissimi. Lei è sempre la regina Rosalie, ha un viso molto allungato, il naso alto e stretto, e lei è una modella francese attuale, contemporanea, si chiama Sonia Rolland, figlia di una madre tutsi e un padre francese. Le caratteristiche sono ancora molto simili, il volto è sempre allungato, il naso è sempre alto e stretto. Spiccano anche le labbra, che sono decisamente un pochino più formose rispetto a quelle che ci aspetteremmo, visto il naso. In sostanza oserei dire bellissime. Spostiamoci un pochino più a nord, rimaniamo sempre in Africa e rimaniamo a vedere dei soggetti che sono alti tanto quanto o forse un po' di più i tutsi. Ci spostiamo poco più su, nell'Africa subsahariana, dove troviamo una popolazione che si chiama popolazione dei Dinka, tra i quali abbiamo trovato Manut Bol. Manut Bol è stato un cestista professionista nell'NBA, perché dall'Africa si è spostato negli Stati Uniti, dove ha giocato a basket. D'altro canto, che cos'altro poteva fare, secondo voi, se non giocare a basket, soprattutto nel mondo occidentale, dove appunto svettava come l'Himalaya guardando giù e osservando il Sacro Monte, e ha giocato nei Washington Bullets negli anni Ottanta. Quanto era alto? 2,31 metri. Il cestista più alto all'oggi conosciuto, in realtà ce n'è un altro che è alto uguale, del quale non mi ricordo il nome, ma è georgiano. Lei lo sa, poi dopo se glielo chiedete, meglio ve lo dice lei, perché poi è un nome impronunciabile che io non sono capace di dire. 231 centimetri per 102 kg. Non è solo alto, ma non ci ha attaccato niente. Magro, 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 magro. Ma guardate la differenza. Vabbè. Lui è alto, tira sulla manina così e tocca il cesto del canestro. Quell'altro, poverello, salta come un dannato, cerca di buttare dentro la palla e quell'altro gliela prende, cioè non c'è pezza. Ma guardiamo come sono costruiti dal punto di vista della struttura anatomica. Il tronco non è tanto diverso. Certo, è un pochino più corto il tronco di questo qui che è piccoletto, ma non è così più piccolo. Che cosa sono decisamente più lunghi? Gli arti. Ma non sono solo lunghi, sono sottili, sono degli stecchini. A me fa anche un po' paura, cioè lo guardo e mi sembra che debba crollare giù da un momento all'altro come quei giochini, quelli, come si chiamavano? Quelli con tutti fatti di legno, con l'elastichino, per cui se tu spingi da sotto loro crollano tutti. Ecco, mi fa un po' quell'impressione lì. O come i puledrini appena nati, no? Che traballano sulle zampe e non sanno neanche dove metterseli, o come i bambini quando crescono d'un colpo, che fino a ieri erano alti così
e domani sono alti così e di punto in bianco non sanno più neanche come fare a camminare. Bene, lui camminava, giocava a basket e ovviamente ne faceva di ogni. Però ha le stesse caratteristiche che abbiamo visto prima nei Tutsi. Alto, zampe lunghe. Perché? È perché devo buttare fuori tutto il caldo che c'è. Perché altrimenti non sopravvivo. Ha adattamento ad un ambiente estremamente ostile. Com'è il volto? Cranio alto e allungato, faccia allungata, naso appena appena allargato, un po' più largo di quello di quella meravigliosa donna che abbiamo visto nell'immagine prima. E se devo dire la verità, non avrei mai voluto che mi guardasse dall'alto in basso come fa con questo personaggio che lo guarda con aria francamente preoccupata. Rimaniamo in Africa e non andiamo mica tanto lontano dai Tutsi. Andiamo a vedere come sono fatti gli altri popoli che stanno sempre lì. Sono attaccati ai Tutsi, si chiamano Hutu. E quando noi parliamo di Tutsi è facile parlare di Tutsi e Hutu. Perché? Perché sono due popolazioni che se le hanno date, se le sono date, per diverso tempo, con genocidi. Gli Hutu stanno nella stessa regione dei Tutsi, ma sono più piccoli e hanno il tronco tutto sommato di dimensioni normali e le braccia corte e le gambe corte. O come? Stavolta o vi ho detto una bugia seria o c'è qualche cosa che non torna. Perché prima abbiamo detto e quelli sono corti e stanno al caldo, quegli altri sono corti e stanno al freddo, ma abbiamo spiegato perché. Questi stanno nello stesso posto. Fa sempre caldo, è sempre foresta, è sempre savana, è sempre caldo e secco. Cosa cambia? Questa roba qua. I Tutsi si muovono, sono nomadi. Hanno bisogno di essere costantemente adattati all'ambiente. Gli Hutu stanno fermi, ma stare fermi ad essere stanziali, che cosa vuol dire? Vuol dire essere in grado di modificare l'ambiente in maniera tale che sia più accogliente per come siamo fatti noi. Stanno vicino all'acqua, mica scemi. Stanno vicino all'acqua. Hanno delle capanne per dormire. Hanno modificato il loro ambiente rispetto, o meglio, in maniera tale da essere più abitabile. Questa è una differenza sostanziale. Il popolo nomade ha bisogno di essere adattato all'ambiente intorno, il popolo stanziale adatta l'ambiente in maniera tale che sia più abitabile per sé. Dall'Africa attraversiamo l'Oceano Indiano e andiamo a vedere che cosa succede nel centro dell'Australia, dove c'è un deserto, caldo secco, importante escursione termica tra il giorno e la notte, e troviamo gli aborigeni australiani. Questi li ho trovati vestiti all'occidentale. Fino adesso abbiamo visto dei soggetti che sono che erano sostanzialmente vestiti, tranne Manut Bol, diciamo in maniera, in modo loro. Loro sono vestiti all'occidentale. Sono piccoletti, bassa statura, pelosi, un sacco di ghiandole sudoripare, in particolare un sacco di ghiandole sudoripare di quelle che sono annesse al pelo. Pelle color cioccolato, è certo. Fa caldo, non sono mica tanto distanti dalla quelli che abbiamo visto poco fa e in particolare da quelli che abbiamo visto nel Sud America. E il volto com'è? Apertura nasale larga, molto più ampia, la più grande di quelle che abbiamo visto fino adesso. Zigomi decisamente larghi, arcate sopraccigliari molto grandi, ossa mascellare e mandibolare ampie, larghe. Se noi osserviamo il cranio non più dal davanti ma lateralmente, vediamo anche che c'è una prominenza dell'osso mascellare e dell'osso mandibolare che dà origine a quel fenomeno che in anatomia si chiama prognatismo, ovvero abbiamo i denti sia inferiori che superiori in avanti. Vale a dire che se noi tiriamo una linea tra la punta del naso e la punta del mento, le arcate dentarie, sia superiori che inferiori, protrudono rispetto a questa linea. Perché avranno un'apertura nasale larga? Perché fa caldo. E quindi hanno necessità di far entrare l'aria senza scaldarla ulteriormente rispetto a quello che sta
all'esterno. Ma se io penso al deserto, e penso al deserto dell'Africa, e penso al Sahara, a voi chi viene in mente? Ci vengono in mente gli uomini blu? E hanno il naso largo? No. Hanno il naso lungo e stretto. E torniamo al punto di partenza. Mi stai dicendo una bugia un'altra volta? Mi stai raccontando una fandonia? No. Qual è la differenza tra il deserto in cui stanno gli aborigeni australiani e il deserto in cui stanno invece i Tuareg? I Tuareg stanno in un deserto sabbioso. E gli aborigeni australiani stanno in un deserto sabbioso? No. Stanno in un deserto roccioso. Qual è la differenza? Che se c'è la sabbia, motivo per cui i Tuareg, oltre ad avere il naso lungo e stretto, si coprono fino a qui. Se c'è la sabbia, che cosa succede? Che quando io respiro, oltre ad inspirare l'aria, inspiro pulviscolo. E il pulviscolo, se il mio naso è stretto, viene intrappolato dai peli del naso, dalle ciglia delle cellule, o meglio, dal muco prodotto dalle cellule che rimane intrappolato tra le ciglia delle cellule della mucosa nasale. Scusatemi, ma questa è la mia materia, io quando arrivo sulle cellule mi diverto e mi aggancio lì. Quindi se sto in un deserto sabbioso mi serve un naso corto e lungo e stretto, anche se sto al caldo. Se sto in un deserto roccioso, dove il pulviscolo non c'è, posso permettermi di avere un bel naso largo e quindi di scaldare meno l'aria che sta entrando a livello del naso e quindi dell'apparato respiratorio. Spostiamoci ancora, cambiamo ancora continente e andiamo a vedere che cosa succede nelle popolazioni del Nepal. Freddo secco, elevatissimo irraggiamento solare, aria rarefatta. Come sono fatti gli Sherpa? Guardiamo questo bimbetto qua e questa bimbetta qua, chi ci ricordano? Abbiamo visto qualche cosa di simile prima? Gli Inuit. Oh, c'hanno la faccia larga, sono coloratini, sono piccini, hanno in particolar modo corti gli arti, hanno un torace ampio, così aumenta il volume respiratorio residuo, e in più, oltre al fatto che se ne stanno in un posto che fa un freddo becco, uguale a quello degli Inuit, e quindi hanno una serie di caratteristiche morfologiche di adattamento simili a quelle degli Inuit, in più stanno in un posto dove fa freddo. C'è un sacco di luce e non c'è ossigeno. L'aria è rarefatta, di ossigeno ce n'è pochissimo. E allora gli Inuit fanno una cosa, hanno avuto una modificazione, hanno subito una modificazione genetica di adattamento alle alte quote. Voi sapete perfettamente che se andate in alta quota, se volete andare per esempio a scalare l'Himalaya, mica vi fanno andare su subito, dove vi fermano? Vi fermano via via ai campi base, dove vi fanno stare fermi per un po', in maniera da adattarvi alle alte quote, che significa alla rarefazione dell'aria. Questo periodo di adattamento, e per quanto riguarda noi è un adattamento temporaneo, provoca quella che si chiama policitemia, vale a dire aumenta il numero dei globuli rossi. Ma a cosa servono i globuli rossi? A scambiare ossigeno. Più globuli rossi ho, più capacità avrò di recuperare ossigeno dall'atmosfera, tiro fuori tutto quello che c'è, quasi tutto quello che c'è. Ok? Il nostro è un adattamento temporaneo. Noi andiamo, forse, scaliamo l'Himalaya, forse, arriviamo in cima, forse, scendiamo, tempo qualche giorno, tempo qualche settimana, la policitemia diminuisce. Torniamo ai nostri valori basali. Loro no. Loro hanno una policitemia di base, un numero di globuli rossi che è normalmente più alto rispetto al nostro, geneticamente indotta, quindi è un adattamento funzionale, non scheletrico ovviamente, ma è un adattamento funzionale all'alta quota, che consente maggior disponibilità di ossigeno in condizioni di rarefazione dell'aria. Come facciamo a dire che è geneticamente indotta? Come facciamo a dire che non è una modificazione temporanea? Perché se io prendo uno Sherpa e lo porto a Varese City, lo posso tenere qui anche dei mesi,
ma la sua policitemia non si riduce, certo si riduce un pochino, perché un pochino di adattamento alla bassa quota questa volta ce l'hanno, ma non arriva mai ai livelli delle popolazioni che abitano a bassa quota. Quindi è una modificazione geneticamente indotta. Com'è il volto? Naso stretto, lungo, freddo, necessità di scaldare l'aria, necessità di umidificare l'aria, plica palpebrale che consente di resistere, o meglio di proteggere l'occhio dal riverbero della luce. Piccoli, corti, con gli occhi a mandorla, come Gengis Khan, ecco cosa ci siamo dimenticate di mettere, Gengis Khan che sorride sempre. Però tirano fuori personaggi come Apa Sherpa, che sull'Himalaya c'è salito 21 volte e non è ancora troppo vecchio per fare la 22esima. Dal Nepal veniamo da noi. Le nostre zone sono zone temperate. Non fa mai troppo caldo, anche se noi ci lamentiamo del caldo. Non fa mai troppo freddo, anche se noi ci lamentiamo del freddo. Non abbiamo necessità di modificare, non abbiamo avuto la necessità di modificare il nostro scheletro ad ambienti che possono essere inospitali, nella maniera più assoluta. Però può succedere che in ambienti di questo genere ci sia comunque qualcuno che è alto, 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 alto. Lui è Alberto Colombo, microbiologo del nostro ospedale, lui fa finta di niente ma è seduto là in fondo, è marito di Petra, nonché un grande amico. Lui è Tommaso, mio figlio. L'estate scorsa eravamo in vacanza in Sardegna, tornando dalla Sardegna, sul ponte della nave c'era un vatusso, forse, alto alto, bello come il sole. Se mi avesse detto vieni via con me, io avrei preso l'ana con grande scorno del Giardinelli che è seduto lì dietro, sarei andata via subito. Assomigliava come tipo fisico al re dei Tuzzi che abbiamo visto prima. Viso sottile, naso sottile, due labbra meravigliose, alto, arti lunghi, bellissimo. Tommaso lo guarda. E alla fine gli dico, senti, andiamo a chiedergli da dove viene, perché guarda che ci risponde. Siamo andati, ci ha raccontato che veniva dagli stati centrali dell'Africa, parlava un francese meraviglioso, e insomma io sono un po' come... Ve li ricordate quelli della famiglia Adams? Che quando parlava in francese non capiva più niente? Mancava pochissimo. E Tommaso lo guarda e dice, mamma, è un vatusso. Poi ci pensa, mi guarda e mi dice, mamma, ma allora Alberto... è un vatusso bianco. Alberto non è un vatusso bianco, perché nella realtà dei fatti, nonostante noi siamo in zone dei climi temperati dove non c'è la necessità di adeguare nessuna delle nostre caratteristiche a nessun clima particolarmente inospitale, la genetica ogni tanto gioca e gioca a dadi. Come Einstein diceva che Dio non gioca ai dadi, in realtà la genetica ogni tanto gioca ai dadi. E quindi nei nostri ambienti troviamo soggetti piccoletti e i vatussi bianchi come Alberto. Finito il giro del mondo, siamo tornati a casa, siamo proprio tornati a Varese. Finito il giro del mondo, vorrei dire due parole. Abbiamo visto degli alieni, no? Perché chiunque di noi vedesse una qualunque dei soggetti che abbiamo visto fino adesso, qui, in questa sala, lo guarderebbe come se fosse un alieno. Perché? Perché è diverso da noi. Perché ha adattato in maniera morfo-funzionale, perché la forma dà la funzione, all'ambiente nel quale sta. Quindi sono tutti alieni per noi. Siamo tutti alieni gli uni per gli altri, ma nelle nostre cellule c'è un alieno vero. O meglio, ci sono tanti alieni veri, perché all'interno del nostro corpo ci sono delle cellule batteriche con le quali noi conviviamo normalmente. Negli ultimi mesi, in particolare negli ultimi anni, si sente tantissimo parlare del microbiota, che non è nient'altro che l'insieme dei batteri che sono presenti all'interno del nostro organismo. Stanno nella cavità orale, stanno nell'intestino e funzionano e ci fanno funzionare bene. Chi più alieno dei batteri per il nostro organismo? Di solito li facciamo fuori con gli antibiotici e invece loro ci servono.
Ma ancora più alieno, dentro nelle nostre cellule, c'è un qualche cosa che viene da fuori e che noi abbiamo tirato dentro e tenuto dentro di noi. Questa è una foto fatta da un collega che alcuni di noi qui conoscono molto bene, si chiama Terenzio Congiu, ha lavorato con noi fino all'anno scorso e adesso è tornato nella sua Sardegna. Questa è l'immagine dell'interno di una cellula. Questo è il nucleo, con la membrana nucleare, con tutti i bucherelli che consentono al contenuto nel nucleo di uscire e a ciò che sta fuori, se necessario, di entrare. E intorno al nucleo ci sono tutta una serie di vermicelli, passatemi il termine, che si chiamano mitocondri. Sono diversi, alcuni sono lunghi, alcuni sono corti, alcuni sono tondi, alcuni sono bastonciniformi, alcuni si attorcigliano su se stessi. Il mitocondrio presenta al suo esterno una membrana liscia, liscissima, del tutto simile alla membrana, alla membrana plasmatica, che è la membrana che riveste e contiene la cellula. Ma se noi abbiamo la fortuna, lui dice che è bravo, questa è fortuna, di riuscire ad aprire un mitocondrio, questo è un mitocondrio aperto, vediamo che la membrana del mitocondrio esterna è liscia, ma che all'interno il mitocondrio presenta una seconda membrana, separata dall'altra da un piccolo spazio. E questa seconda membrana è tutta sollevata in pieghe. Immaginate due pettini che si appoggiano l'uno contro l'altro, i cui denti si appoggiano gli uni contro gli altri. La membrana interna del mitocondrio è fatta così. E dentro la membrana interna del mitocondrio, dentro qua, c'è una molecola di DNA. Come è fatto il DNA umano? Il DNA umano ha forma di doppia elica. E il DNA che sta dentro il mitocondrio no. È un DNA circolare. È diverso dal DNA nucleare della cellula. La teoria all'oggi più accreditata che ci spiega da dove arriva il mitocondrio è una teoria che dice che il mitocondrio una volta era un battere che stava fuori dalle cellule. E la cellula che cosa ha fatto? Ha preso il battere, ha aperto la sua, o meglio, ha allargato la sua membrana plasmatica, il battere gli si è infilato dentro, la membrana plasmatica si è chiusa e il battere è entrato dentro nella cellula. La cellula di solito quando fa queste cose qui, si chiama fagocitosi, poi si mangia il contenuto della vescicola che ha tirato dentro, quindi avrebbe dovuto mangiare il battere. In questo caso non l'ha fatto, fortuna nostra. Perché questa roba aliena che abbiamo dentro qui, che si chiama mitocondrio, è la centrale energetica delle nostre cellule. Il mitocondrio è in grado di produrre una molecola che si chiama ATP, che è la moneta con la quale la cellula paga ogni volta che ha bisogno di energia. Produce energia. E allora tutto sommato il battere se ne sta dentro in un ospite, si moltiplica, sta bene, le nostre cellule gli danno da mangiare e lui ci dà energia. Ormai non è più un alieno, fa parte delle nostre cellule da un sacco di tempo. La cosa divertente dei mitocondri è che i mitocondri si ereditano esclusivamente per via materna. Perché? Perché quando lo spermatozoo arriva nuotando fino a raggiungere l'ovocita, nell'ovocita entra solo la testolina dello spermatozoo e rimane fuori la coda. Ma secondo voi, se i mitocondri producono energia, nello spermatozoo i mitocondri saranno nella testa o nella coda? Nella coda. Perché è lei che nuota, raggiunge finalmente il target. Ho visto un ovocito da lontano. I mitocondri rimangono fuori insieme alla coda dello spermatozoo. E quindi tutti i nostri mitocondri sono stati ereditati dalla mamma. E quelli della mamma ancora, dalla nonna, dalla bisnonna. E allora è stato possibile riconoscere che in realtà, e vai indietro nel tempo, torniamo sulla DeLorean e torniamo indietro nel tempo, si riconosce un'unica donna dalla quale tutti i mitocondri hanno avuto origine. O se solo da mamma arrivano, prima o poi a un'unica mamma arriviamo.
si parla di eva mitocondriale. L'eva mitocondriale è qua, qua è scritto, eva MT. Dall'eva mitocondriale, se vedete, è possibile seguire la migrazione delle popolazioni dal centro Sudafrica verso tutti gli altri continenti. Quindi, come a dire, siamo tutti diversi. Abbiamo delle facce che sono le più diverse, le une dalle altre. Abbiamo le facce larghe, abbiamo le facce strette e lunghe, abbiamo i nasi stretti, abbiamo i nasi larghi. Ci siamo abituati e adattati a un sacco di ambienti diversi, ma nella realtà dei fatti tutti dall'eva mitocondriale arriviamo e quindi tutti da lì veniamo. L'ultima slide è solo per ridere, ma allora cosa sarebbe successo se Cleopatra avesse avuto un naso più corto rispetto a quello che aveva? Avrebbe cambiato qualche cosa? Avrebbe voluto dire che il mondo si sarebbe evoluto in maniera diversa? E cosa succederebbe se il mondo oggi cambiasse completamente? Cosa succederebbe se diventasse freddo dove adesso è caldo e caldo dove adesso è freddo? Quanto tempo ci metterebbe lo scheletro umano delle popolazioni in quei luoghi a cambiare ulteriormente? Chi lo sa? Grazie a tutti.